stato il gruppo musicale più famoso di questo periodo, 30-40, quello che è stato definito il primo prototipo del power girl. Qualcuno mi sa dire qualche nome? Il Trio Lescano. Il Trio Lescano, il Trio Lescano. Il Trio Lescano, chi ha qualche album quindi lo sa, si componeva di tre sorelle che si chiamavano Alessandra, detta Sandra, Giuditta e Caterinetta. In realtà questi sicuramente chi ha qualche anno in più se lo ricorderà, che erano di origine ebrea. La mamma delle sorelle, delle tre sorelle, era una olandese con origini ebree, il padre era una pugliarese. Fatto sta che loro in Italia, come si suol dire, trovano l'America, al punto tale che anche Benito Mussolini esprime la sua totale ammirazione nei confronti di questo trio, definito il fenomeno del secolo, le tre grazie del microfono. Ci fu anche la stampa che venne a definire le sorelle che realizzarono il mistero della Trinità Celeste. Ora, questo mistero della Trinità Celeste fatto persona si esibirà per voi questa sera. Accomodatevi, magari bandi giovani, potete sistemare il microfono a questo mistero della Trinità Celeste e cominceranno, guardate che cavalieri, cominceranno col proporvi una canzone che sicuramente anche i più giovani conoscono, che è Mara Mara. Conoscete? Bando alle ciance, signore, signori, giovani, meno giovani, c'è problema. Ecco voi il fantastico trio Lescano. Considerate che non abbiamo mai provato, non sappiamo quello che succederà, ma chi sta a scuola sa che la scuola è un work in progress ed una improvvisazione costante e continua. Ecco voi, Mara Mara. La casa era nell'orto e una casa avevi tu.